Io non so perché sono stato invitato, lo voglio chiarire subito. Io penso per un antico affetto che nutro nei miei confronti, diciamo, nonostante l'altalena dei tempi, Pasquale Di Lorenzo, che è stato un mio storico attivista, in altre epoche, in altra storia, in altre vite. Questa è l'unica ragione che giustifica la mia presenza qua. No, spiego subito perché. Perché avendo deciso di recidere totalmente i legami con la vita politica in senso stretto ed essendomi rifugiato esclusivamente nella vita professionale, pensavo di essere immune da questo tipo di incontri. Comunque, il vantaggio c'è. Posso dire apertamente quello che penso. Senza vincoli di mandato, senza il pericolo di turbare equilibri, senza paura di disarticolare equilibri già esistenti. Posso parlare libero? Questo è il grande vantaggio. E allora, Caserta deve fare lo storico, questo mi sembra una cosa pacifica, facciamogli fare lo storico. Una volta facevo lo storico della letteratura, semplicemente andava benissimo. Adesso fa lo storico tu cur, faccio lo storico tu cur. Ma porre la domanda in questi termini ha poco significato. Noi dobbiamo attualizzare questa vicenda. Certo, quella è stata per noi l'età dell'oro, per il semplice fatto che noi eravamo la capitale della terra d'Otranto fino al 1658. Quindi eravamo in un'area vastissima, peraltro conforme alle aspettative e alle tradizioni della nostra città, che siamo al centro dello sviluppo murcico, che poi si espandeva sino alla terra d'Otranto. Ma poi, fino al 1658, poi siamo ritornati a far parte della Basilicata sotto l'Usbergo. Però il problema non è questo, perché io posso parlare per un quarto della potentità della famiglia di mio padre, poi ha delle radici ruotesi ai piedi di Avigliano, la famiglia di mia madre, il mio partito, e ne rivendico genesi, storia, appartenenza e vita. Posso stare qua? Del resto, avendo parlato di Usbergo Potentino, a un lauriota non posso che far piacere, perché tu sei stato un presidente della regione eletto che ha infranto il potere della burocrazia regionale che non ci faceva più respirare. Bravo. Una parte del tuo successo, certamente una parte ascrivibile alle tue qualità, alla tua capacità di intrattenere il dialogo con i cittadini, ma un'altra parte è stata sottolineata proprio dal favore con cui i cittadini hanno visto questo moto ribellistico nei confronti di un potere che non ti faceva respirare, una asfissia completa. E noi eravamo ai margini, tutto sommato. E uno dei difetti che la regione Basilicata si è portata lungo gli anni che vanno dal 1970, purtroppo sono stato anch'io consigliere regionale, dal 75 all'80, ed è stato un periodo veramente molto bello perché era ancora il periodo del lievito costruttivo della regione, c'era Vincenzo Verrasta, c'era Michele Cascino, c'era Nino Calice, insomma c'erano sia pure trasversalmente intelligenze e convergenze che contribuivano a far lievitare, a far crescere un sentimento unitario di una regione artificiosa. Guarda. Sulle regioni artificiose, qual è la Basilicata, lo spiego di qui a un secondo, il potere burocratico determina un collante inestirpabile. E nessuno riusciva a pensare che tu saresti riuscito a estirpare il male del potere inestirpabile. E questo è il grande successo che hai avuto, di cui ti siamo grati. Devi continuare a mantenere questa specularità di autonomia e di rivendicazione degli interessi. Per cui la tua mossa politicamente, poi dirà, sei figlio d'arte, politicamente la tua mossa appartiene alla tutela degli interessi che superano i conflitti regionali. Ma noi siamo una regione artificiosa. Racioppi, che è di vicino a casa tua, in un interno, non ha scritto la storia dei popoli della Basilicata
o della Lucania. E i popoli della Basilicata e della Lucania sono due cose diverse. Tanto che la storia della Lucania è la storia che va dall'interno più lontano della regione sino al Cilento. L'unico museo della Lucania antica sta alla Fontevita, perché noi siamo stati sempre un'area murcica che ha guardato verso la Via, terra dei re, ma la terra dei re viene dalla influenza orientale. Ecco perché noi siamo più basilicati, abbiamo sempre guardato diversamente verso l'area murcica. Pensa che fino al 1930 in tutto il mezzogiorno d'Italia c'era una sola università, no? Il Trento c'è stata un'università, scusate, si chiamava Mussolini, e che ci posso, no, qualcuno può pensare che lo dica con qualche recondito significato nostalgico, si chiama Mussolini, l'università di Bari, nel 1930 venne questa università nel 1930 e noi ci portammo ancora di più verso la Teatro, perché diventò la nostra università, il collegamento fu più stretto, continuammo a far sì che crescessero le sinergie fra Matera, le Murci, i paesi pugliesi, Gravina, Altamura, Gioia, sempre guardando verso l'Adriatico. Quindi la nostra è una regione sostanzialmente artificiosa. Certo, questa artificiosità, dopo che dal 1970 esiste l'istituto regionale, mentre viene meno quel collante importante che quando funzionavano le regioni riuscivano ad assicurare al colloquio fra i cittadini e l'amministrazione periferica, non può tutto di un colpo farci propendere per la tesi nostalgica e quasi neoborbonica che ci vuol proporre Giovanni Casini. Sarebbe meglio ritornare a Echizere, anche dipendere da sarebbe meglio. E nessuno, questi problemi che oggi debbono dividerci, su cui dobbiamo discutere, i problemi che oggi ci debbono cercare di far trovare filoni di convergenza sono altri. Primo, abbiamo interessi da tutelare? Questi interessi sono comuni ad altre aree regionali? Quali sono le altre aree regionali non lucane che hanno rapporti simbiotici o osmotici, che possono avere rapporti simbiotici o osmotici con noi? Quali sono le principali risorse da cui noi possiamo trarre la linfa per poter andare avanti? Possiamo scommettere su un decentramento effettivo e non figurativo dei poteri regionali? Possiamo spezzare questa cappa di burocraticismo che per tanti anni ci ha portato avanti? Questi sono i problemi e mi pare che tu sia su questa strada, io te lo amo sinceramente, perché fra l'altro, come sai, le ideologie sono morte, sono crollate, i muri che dividevano nel nome delle ideologie cittadini, relazioni, famiglie, popoli non esistono più. Oggi fortunatamente dobbiamo cercare di andare al cuore degli interessi e capire che cosa si può fare. In questa situazione l'attenzione che si deve dare a Matera è un'attenzione assai importante, perché Matera è una città seconda, è una città seppellita, è una città governata da un burocraticismo medioevale. Perché Matera ha perso apparati produttivi continuamente. Tu hai fatto un riferimento giusto a quel collegamento fra Matera, provincia e Taranto, perché ci porti nel cuore dell'Europa e pare che si stia anche per la capacità di tuo fratello che sta patrocinando questa iniziativa per cercare di portare un po' del nostro territorio in Europa. Ma noi abbiamo perso una foglia dopo l'altra, tutto. La disoccupazione giovanile intellettuale è cresciuta in maniera esponenziale, quella intellettuale non è partiata. Chi rimane qui è un mezzo eroe, ma qui anche le professioni diventano un ceto terziario, residuale, povero. L'artigianato non esiste più, a differenza di quello che avviene in molti paesi pugliesi. Matera ha bisogno di rivivere, ma non si rivive con gli slogan o con le piste ciclabili mortali come quella costruita a Pianico. Mortali, cioè piste ciclabili suicidiarie. Uno si vuole suicidiare, andate su quella terra. Questo c'è poco da fare. E noi dobbiamo cercare di costruire effettivamente. Non sono candidato a nulla, non mi candiderò a nulla, no. Non vorrei che ci fosse forse fraintendimento, perché poi Matera è anche una città culturale, dove invidia e pettegolezza nascono continuamente.
vicino al microfono. Ma è così. E allora qui non esiste, quello lo diciamo proprio apertamente, perché vogliamo bene la società, perché si vuole bene a questa città, perché si è vissuto, abbiamo conosciuto quelle amicizie senza confini che nascono nei banchi di scuola, perché ci conosciamo tutti quanti, perché il profumo della terra, la fatica dei cittadini, le amicizie che si rinnovano anno per anno ti rendono il territorio naturale, un ambiente naturale di coltivazione dei tuoi umori, delle tue emozioni, delle tue passioni. Vogliamo bene a questa città e qui tutti quanti dovremmo sforzarci di volerle bene. Io ringrazio, dobbiamo ringraziare questo ragazzo per Matera 2019. Salvatore, questo ragazzo. Perché è stato il primo a venirmene a parlare. Io sposai le tue idee, copiamo anche un po' qualcosa da altre città che si stavano proponendo, lanciamo questo. È una bella. Io sono lietissimo se Matera riesce a vincere. Non si può vincere con competenze stipendiate part time fra Matera e Milano, non si può vincere, si deve vincere coinvolgendo tutta la città, si deve vincere coinvolgendo la città, ma chissà se al sesto piano di via Moro queste cose le capisco. L'altezza non è un buon indice di ascolto e di gradimento. Se coinvolgiamo tutta la città, noi questo sforzo lo dobbiamo fare, perché lo stai facendo già tu come regione, hai fatto bene investire in questa direzione, perché sappiamo che cosa può significare. Ma non si può portare avanti nel cuore dell'Europa una città che di per sé, sul suo territorio, caro Marcello, contiene la storia e il cammino dell'umanità. Sul nostro territorio, non in altri territori. Non in altri territori. Lecce ha un periodo storico eccezionale e meraviglioso che sa vendere bene. Lo sono. Il barocco meraviglioso è una storia legata al barocco, ma noi abbiamo una storia dell'umanità che va da quando l'uomo sulla morgia Timone è apparso nel Paleolitico e poi si è trasformata e portata avanti attraverso l'addomesticamento umano del tutto, che ha reso le caverne abitazioni e poi delle abitazioni attrazioni turistiche. Questa è la verità, ma riusciremo noi a fare tutte queste cose? Speriamo che la scuola del restauro si realizzi. Io in una notte, c'è qualcuno che lo può testimoniare, c'è Raffaele Ruggieri, una delle persone che, alle quali più deve la città di Matera per il suo impegno costante. Io non ho che mettiamo a disposizione tutto quello che c'è da mettere a disposizione. Giuro. Non riuscimmo, speriamo di riuscire, perché è una cosa che va bene, poi è sintonica proprio per la nostra città. È bellissima anche la tua idea del teatro. Io mi ringrazio, ho fatto il sindaco, perché ho fatto il sindaco con amore. Ma diciamo mi sono imbattuto anche in tanti mezzi uomini, in qualche quacquaraquà. E quindi naturalmente poi ho detto meglio che sto a casa mia, perché con i quacquaraquà non si può andare da nessuna parte, si può far leggere di nuovo il libro di Sciascia così si ede con un bocco, ma sono refrattario all'educazione. E quindi avevo lanciato un concorso internazionale per il teatro, che andava fatto secondo noi a Piazza della Visitazione. Naturalmente un concorso, ne facciamo un altro, facciamo un grande teatro, facciamo. Tutte queste cose possono servire se la città è coinvolta, se la città è partecipe, se c'è un movimento che riesce a far sì che intorno agli interessi primari di Matera si giochi la carta del nostro destino, perché noi siamo su un confine ambiente. Del resto tu sai che esiste tutta una parte della Basilicata che non si sa se è Basilicata pure. Da Lavello a Matera noi non sappiamo se siamo Basilicata pure. Orazio è un poeta lucano, ma lui non lo sapeva, perché lui diceva Lucanus Anapolus, non lo sapeva se fosse lucano pugliese, perché talmente è indistinta la qualità del territorio con le sue tradizioni in questa striscia su cui si è esercitato il grande potere federiciano, che noi siamo in questa zona, diciamo, franca, ma questa zona franca può essere un'occasione. Allora facciamo sì che questa occasione sia governata
dalla capacità, dalla sapienza nostra, di una regione che vuol rendersi parte attiva, ora che abbiamo perso la provincia. Chiudo con questo ricordo. Quando Matera diventò provincia, la notizia arrivò dal Consiglio dei Ministri il 6 dicembre, San Nicola, del 1927 è la istituzione formale, primo genere. Ma la notizia arrivò a Matera e normalmente fu commissionato un manifesto. Allora c'erano molte tipografie in Matera e una tipografia era proprio di fronte a questo albergo, qui non c'era questo albergo, c'era uno spiazzo dove Angelo Tosso giocavano a pallone e ha buscato a mondo, quasi tutte le sere, anche Sant'Antonio giocava a pallone, adesso non può più giocare a pallone, è quasi un oggetto del gioco, data la dimensione che ha sempre. Ma diceva anche Sant'Antonio giocava a pallone, e c'era la colonna dei vigili del fuoco, perché c'era un'esercitazione dei vigili del fuoco. Poi è venuto il primo albergo civile di Matera, dopo l'albergo d'Italia, che fu lo sciogli di Marzotte, fu così, però su questa area qua, questo è sulle mura di Marzotto, questo è un mio amico. Questa è la metà, fu commissario questo manifesto e il sindaco dell'epoca, perché c'era il sindaco, c'era ancora il podestà del 1926, il sindaco dell'avvocato Giordano, fece questo manifesto in cui finalmente Matera riusciva a porsi come provincia, avendo battuto Altamura nella competizione, Castrovilla che ambiva ad essere provincia. E noi riuscimmo per volontà, perché anche allora per volontà politica, del sottosegretario di finanze Francesco D'Alessandro, per questo diventiamo provincia. E la provincia nei primi tempi ha creato per Matera un centro di attrazione, di ricchezza, di cultura. Adesso le province le abbiamo tolte, possiamo rimanere tutti orfani, ma non possiamo rimanere orfani, perché noi siamo Matera, una città con una storia, una città che però sulla storia vuole riacciuffare un proprio bene. Aiutaci a riacciuffare.